Oggi vediamo come fare questa bellissima colomba in pochissimo tempo. Iniziamo la nostra ricetta andando a intiepidire il latte, non più caldo di tiepido perché sennò il lievito poi muore e quindi non ce la fa a far lievitare la nostra colomba. Fatto intiepidire il nostro latte, andiamo a sciogliere 15 g di lievito, lievito di birra, e andiamo a pesare intanto le farine. Ho già setacciato 290 g di manitoba, adesso vado a setacciare 290 g di farina 00. Fatto questo, vado ad aggiungere 130 g di zucchero semolato. Mescolo ben benino le farine e lo zucchero e poi vado ad aggiungere il latte, metà. Metto metà del latte, faccio impastare qualche secondo e poi metto l'altra metà. A questo punto vado ad aggiungere un uovo alla volta. Le uova totali per questo impasto sono due medie. Una volta che il mio uovo è completamente assorbito, metto l'altro. Vado ad inserire a questo punto 100 g di burro morbido tenuto a temperatura ambiente. Una volta che il burro è inserito completamente all'interno del nostro composto, vado a far impastare circa 15 minuti in modo tale che la maglia glutinica si formi e una volta cotto non ceda e quindi non si sgonfi la nostra colomba. Adesso vado ad impastare facendo attenzione a non surriscaldare il mio impasto e in questo caso se vedo che si sta troppo scaldando lascio riposare per 5-6 minuti a seconda della temperatura esterna e riprendo l'impasto per un totale di circa di 15 minuti. Ecco qua il nostro impasto bello liscio, deve essere liscio e ancora un po' appiccicoso. Andiamo a metterlo a lievitare per 2 ore, guardate che meraviglia, in un luogo caldo come può essere un posto intorno ai 24-25 gradi della casa oppure il forno con la lucina accesa. Fra 2 ore lo andiamo a mettere negli stampi. Ecco qua il nostro impasto bello lievitato, lo andiamo a mettere in una forma da colomba da chilo. Una volta messo nel nostro stampo, distribuiamo bene. Lievitare 2 ore, sempre in forno spento con la lucina accesa, e poi andiamo a cuocere. Ora mettiamo in forno caldo a 175 gradi statico per una mezz'ora. Se vediamo che si dora troppo in superficie, mettiamo carta stagnola. Come ho detto, adesso spennelliamo di latte. E andiamo a mettere per esempio le gocce di cioccolato piuttosto che la granella di zucchero, piuttosto che granella e mandorle, i canditi e la granella, insomma quello che ci piace a noi. Ecco qua, dopo mezz'ora abbiamo tirato fuori dal forno, controllate sempre la cottura, io ho fatto la prova a stecchino e perché ogni forno cuoce diversamente. Aspetto che si freddi e poi ci metto la ganache al cioccolato. Per la nostra ganache 150 g di panna da scaldare. No, aspetta, e 150 di cioccolato fondente. L'importante è che sia di buona qualità. Mettiamo a scaldare la panna, appena è calda, mettiamo il cioccolato.
ho fatto a scagliette il cioccolato e adesso lo metto dentro la panna che si è scaldata, mescolo e faccio la mia ganache. Se serve una ganache più consistente solo per la decorazione, mettiamo 150 di panna, cioè 150 di cioccolato e 100 di panna. Vado a mettere nella panna il mio cioccolato, vado a mescolare e otterrò la mia ganache. Faccio ben attenzione che tutto il cioccolato sia sciolto e poi vado a mettere, vado a far diciamo freddare un pochino, poi vado a mettere nella sacca poche. Metto nella sacca poche e imbottisco la mia colomba. Chi mi segue su Instagram sa che è un acquisto recente perché le mie non le trovavo più. Ecco qua, con questa vado a farcire la, la colomba. Vanno e sono perfette anche per esempio per i bignè, per tante farciture. Vado a farcire, ho infilato tutto dentro. Spingo, ecco qua, sta per uscire, basta, faccio altri buchini, più ne faccio meglio mi sento. Adesso vedete com'è duretta, quindi io vado a fare rivestimento subito con l'altra, poi metto subito granella di nocciole e zucchero. Se voi volete potete mettere anche mandorle, potete mettere solo granella di nocciole, potete mettere gocce di cioccolato, cocco, scagliette di cocco, quello che vi pare. Ecco qua, tutta bella rivestita, andiamo a mettere un po' di granella di nocciola e un po' di granella di zucchero. Questo è il risultato finale della nostra bellissima colomba. Guardate, sono passate 2 ore, guardate il cioccolato come si è asciugato, ok? Quindi, come vi dicevo e consigliavo, mettetelo dopo qualche minuto, ma non dopo troppo, sennò si indurisce. La nostra colomba al cioccolato è pronta, potete prepararla anche con la crema. Ne faremo una magari l'anno prossimo al limoncello, che è stupenda, squisita. Potete farla col cioccolato bianco, classica, con le scorzette d'arancia, con i canditi, insomma sbizzarrite la fantasia. Apriamo insieme, guardate che meraviglia, si vede? Ok, guardate un po' che spettacolo, bella cioccolatosa. Potete mettere anche le gocce di cioccolato, mi hanno sgridato perché nella precedente per fare la prova le avevo messe e in questa no, quindi decidete voi, però guardate che goduria, più siringate e più ne trovate. Ciao ciao!